È un'annata che ancora fa venire i brividi ai tifosi amaranto, quella 2003-2004, con una squadra retrocessa in C2 e ripescata in C1 con l'obiettivo di salvarsi, diventò la protagonista di una straordinaria cavalcata. Con alla guida Mario Somma, quella squadra è entrata di diritto come una delle più forti della storia amaranto, una promozione in Serie B con un seguito di tifoseria altissimo e indimenticabile. E alcuni dei protagonisti di quella magica stagione si sono ritrovati in occasione della serata organizzata dal Museo Amaranto ad Arezzo Fiere. Io ad Arezzo ci sono stato 3 anni, ho vissuto praticamente dagli anni di Cabrini fino alla promozione. Sono stati anni belli e brutti, ho vissuto entrambi, la retrocessione, la vittoria del campionato, quindi sono stati degli anni che hanno segnato un pochino anche la mia carriera. Ad Arezzo ci sono stato bellissimo, ho tantissimi amici, quindi devo tanto anche a questa città. Io avevo già vinto un campionato a Pistoia anche prima e il gruppo, secondo me, come in quell'anno ha fatto la differenza. Eravamo tanti amici, infatti lo dimostra anche la serata di questa sera, ci siamo ritrovati, sembra che il tempo si sia fermato ed è bello così, è bello. E ognuno sapeva quello che doveva fare, quello che doveva dare in campo, ci aiutavamo a vicenda e così è nato. Poi le vittorie, si sa, fanno sempre la differenza. Venivamo da una recessione, da 2 anni difficili, perché poi l'anno prima ci eravamo salvati all'ultima tramite playout a Carrara, poi la retrocessione, poi dovevamo fare la C2 e mi ricordo che fine luglio si arriva la notizia, prima di agosto, che eravamo ripescati in C1 e da lì iniziamo partita dopo partita e penso a vincerle quasi tutte. Purtroppo per me dopo quell'anno, dopo poco ho avuto la rottura del ginocchio, quindi è stata un'annata bella per certi aspetti, dopo un po' ho avuto questo infortunio che mi ha tenuto fuori per qualche mese dai campi di gioco, quindi, però ricordo sicuramente con piacere tutta l'annata, i ragazzi, è sempre bello essere qua, insomma, con Arezzo un rapporto comunque particolare, ho giocato 8 anni qua, quindi quando mi viene in mente o mi chiedono dove hai giocato, mi viene subito, cioè, ho giocato anche in altre città, in altre piazze, però mi viene subito in mente Arezzo, cioè io ho giocato Arezzo, punto. Quell'anno lì ormai è passato diverso tempo, è passato 15 anni, ma è stato un anno meraviglioso perché abbiamo fatto veramente una cavalcata trionfale, mi ricordo record su record, una squadra veramente fantastica, e stasera è una serata piacevole perché ritroviamo, diciamo, i miei compagni di quell'epoca, e è una cosa bellissima. Ogni tanto ci si manda qualche messaggio, sento Passiglia, Gianni, e poi ci si vede ogni tanto con Marco Vendrame perché lui abita vicino a me, io sono di Pistoia, lui abita a Montecatini, quindi ci vediamo così, ecco, niente di particolare, così di sfuggita. All'inizio si doveva essere in C2 e poi fummo ripescati e niente, si partì un po' a fari spenti perché era un'ottima squadra, però il mister ci fece dei discorsi, mi ricordo all'inizio del campionato, di credere in lui, e in effetti poi alla fine i risultati sono venuti, perché è stata veramente una cosa bellissima, perché l'Arezzo di portarlo in Serie B era, diciamo, una cosa che è da tanto tempo che i tifosi riaspettavano questo giorno.